L'Aquila Calcio, premiata dal sindaco Pierluigi Biondi e dall'assessore allo sport Vito Colonna dopo la vittoria del campionato di eccellenza alla promozione in Serie D con il sigillo della città. Alla presenza del presidente Massimiliano Barberio, del copresidente Salvatore Di Giovanni, di dirigenti, staff tecnico e squadra, sindaco e assessore con il senatore Liris hanno voluto tributare un riconoscimento alla squadra della gente, protagonista di un cammino strepitoso che però per la città capoluogo di regione è solo un punto di partenza. Ma sì, noi nel 2017 quando ci siamo insediati abbiamo ereditato una situazione difficilissima sia per l'Aquila Calcio sia per l'Aquila Rugby, due società che falliranno di lì a poco. C'è stata una grande forza da parte degli imprenditori di questa città, ma soprattutto da parte dei ragazzi di questa città, di ridare dignità ad un settore che lo merita, che lo meritava e che lo merita. E l'anno scorso abbiamo salutato il passaggio di categoria dell'Aquila Rugby, è sfumato per un pelo quello dell'Aquila Calcio, finalmente abbiamo potuto festeggiare quest'anno e lo volevamo fare perché lo dobbiamo a questa che è la squadra della gente, ai ragazzi che sono scesi in campo, ma soprattutto a quelli che da fuori dal campo hanno fatto sì che questo sogno si potesse avverare. Sì, una grande soddisfazione sia per lo sport che per la città dell'Aquila, perché abbiamo raggiunto un bellissimo risultato, la promozione in Serie D, preludio di altri traguardi che ci aspettano, però vorrei fare i complimenti oltre alla società, oltre ai giocatori, soprattutto ai tifosi dell'Aquila che sono stati molto vicini a questa squadra e di questo li ringrazio. La cavalcata dell'Aquila Calcio ha un significato ancora più profondo se consideriamo che dalle ceneri solo la passione di un gruppo di tifosi ha riportato il calcio a vivere in città. Sicuramente sì, è stata veramente una grande vittoria. Io ne ero certo, se voi ricordate, sin dal primo giorno che sono stato qua ho detto che era l'obiettivo che avevo era quello di vincere il campionato. Ci siamo riusciti, anzi non l'abbiamo vinto, io penso che l'abbiamo stravinto, perché con 10 punti di vantaggio abbiamo dominato ad esclusione dei primi 30-40 giorni dove abbiamo sofferto un pochino, ma era normale perché la squadra si doveva ancora allestire, non si conoscevano i giocatori. Poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto l'Aquila e abbiamo strameritato di vincere questo campionato. Sarà da riprogrammare, da progettare, però fateci godere questo periodo, visto che siamo venuti da 3 anni di sofferenze. Fino alla fine dal 16 in poi iniziamo a ragionare sul futuro. Non tutti ci credevano, no? All'inizio eravamo, diciamo, visti un po' di scetticismo, abbiamo dimostrato serietà, programmazione e passione, soprattutto passione, perché l'abbiamo fatto tutti con grande passione.